Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi semplicemente vi vloggerò una mia giornata da studente del liceo linguistico. Questo qua è l'outfit, sono circa le 7:50. Sto andando a scuola, per cui ci riaggiorniamo lì. Bacio. Come vedete stamattina piove, spero che nel pomeriggio non piova più. Però nel mentre sto andando a scuola con l'ombrello, per cui sono a posto. Ok amici, sono arrivata in classe, ancora vuota. Prima ora francese, abbiamo compilato questo schema su un testo di una canzone. Devo dire che non era il massimo come cosa da fare, almeno ci siamo un po' divertiti. Ciao guys, è cominciato l'intervallo. Arriva, stai vloggando? Sì, sto vloggando la... Ok ragazzi, sono tornata. Stavo dicendo, è appena cominciato l'intervallo, abbiamo finito di fare 2 ore di italiano. Sto spiegando il Decameron. Infatti ho preso un sacco di appunti. Cioè, guardate quanti appunti. Sì, sto cominciando a prenderli dal tablet perché mi trovo stra bene. Poi abbiamo anche letto un paio di novelle. Quarta ora finita, mi sono messa vicino a Gaia. Abbiamo fatto arte. In realtà non ho la minima idea di cosa abbiamo fatto perché non ho seguito molto. Però abbiamo cominciato un nuovo capitolo, gli spazi del culto. Non ho neanche preso appunti, il tablet è per bellezza. Ti piace arte? Mi fa cagare. Quarta ora abbiamo fatto degli esercizi di tedesco, abbiamo avuto tedesco e stiamo facendo un po' un ripasso degli argomenti dell'anno scorso perché siamo un po' messi male. E già. Ciao guys, è finita pure l'ultima ora. Abbiamo fatto inglese e non abbiamo fatto praticamente nulla perché eravamo tutti stanchissimi. Adesso in teoria dovrei tornare a casa, però giovedì vado a un corso qua a scuola, ovvero il giornalino. Poi vi spiego bene di cosa si occupa, per cui sto andando adesso a pranzare giù in mensa al bar della scuola, poi invece alle 3 comincio questo corso. Io a scuola finisco alle 2, quindi sto a scuola un'oretta a mangiare. Di solito comunque siamo tipo pieni di verifiche, cose da fare ogni giorno, invece oggi era una giornata stra in chill, strano. Panini della scuola, best thing ever. Vediamo, questo è il bar. Raga, volete salutare il mio video YouTube? Ok, siamo a mensa. Questa qua è l'aula magna dove facciamo le lezioni del giornalino. Qua poi, ciao, qua proiettiamo il nostro grande articolo. Ora cominciamo a fare lezione. Ciao guys, siamo al giornalino. Allora, ok, ora che il prof è in silenzio, la vicepreside del giornalino mi spiega di quale La progetto si tratta. vicedirettrice, non la vicepresa. Ecco. La vicedirettrice, grazie prof. Vai. Oh, scriviamo degli articoli, li uniamo e li pubblichiamo. Esatto, e poi viene un grande articolo, si dice. Ottimo. Viene un Articolo grande sui social. articolo. Articolo sui social tra gli studenti. Si occupa di fare un meraviglioso giornalino. Ecco, un giornalino di questa scuola. Ho finito di scrivere il mio articolo. È lungo così, quindi in realtà non tantissimo. Stra bello, stra ironico sugli outfit tipo degli Zanza e tipo le ragazze misteriose. Molto, molto bello. Adoro. Amo, voto al mio articolo. Io gli do un 10 lode. Prof, vuole dare un voto al mio articolo? Il voto del tuo articolo è 9, assolutamente Grazie, straordinario. prof. Ciao amici, sono tornata a casa dal giornalino. Oggi il giornalino è stata una lezione molto produttiva rispetto al solito. Adesso sono circa le 4:30 del pomeriggio. Io mi sto un attimino truccando perché alle 5 mi vedo con una mia amica e appunto andiamo da Starbucks insieme, quindi facciamo appunto una sorta di merenda insieme e quindi voglio un attimino essere più carina. Voglio pure mettere un po' di eyeliner. Eh già. È un pochino storto, però vabbè, tanto adesso vado a mettere su il mascara. Comunque, ragazzi, non pensiate che ogni mia giornata sia così in chill, ovvero che faccio corsi, mi vedo con amici, eccetera, perché di solito sono veramente molto più piena di studio. Ultimo tocco, ovviamente, è il blush. Metto un bel po', che tanto abbondare è sempre meglio, vero? Sono arrivata a San Babila, adesso sto andando da Starbucks, che è praticamente
qua di fianco. La mia amica mi ha scritto che è un po' in ritardo, anche se sono un po' in ritardo, quindi penso che arriveremo nello stesso momento alla fine. Sono arrivata da Starbucks, per ora aspetto di entrare perché la mia amica ancora non è arrivata. Però insomma, intanto sono qua. Ciao, per me è un caramel coffee frappuccino, piccolo, grazie. Nome? Lada, L-A-D-A. Grazie. Ce l'ho uguale maggiore. Hanno sbagliato a scrivere il nome? No, scritto Sadia. Va bene. Che poi gli ho pure fatto lo spelling. Sì. Mi hanno dato il drink col nome sbagliato. Sono offesa. Sono da Starbucks con Ari. Vuoi salutare il video? Ciao. E, allora, io ho preso un caramel frappuccino. Tu cosa hai preso? Un matcha frappuccino. Voto? Ma è buono. Buono. Vabbè, per il prezzo, cioè. Costavano 5 euro, vabbè, ci sta. Poi mi ha portato la telecamera vintage, cioè vintage, la telecamera quella un po'. Come che si dice vintage, no? Sì. Vabbè, vintage, ed è strafiga. Bella. Cioè, guardate. Vabbè, adesso c'è la Roma. Però vengono stupende le foto. Sono. Cioè, aspetta, qua non si vede. Ok. Ci sono strabelle. Ottimo. Voglio mettere la tua mia. Anch'io. Abbiamo trovato dei corsetti matchati da Urban. Tra l'altro abbiamo pure i pantaloni uguali, esatto. Solo che sono di colori diversi, però sono lo stesso modello. Esatto. Amo, troppo matchate. Mamma mia, mamma mia. Io e lei siamo migliori amiche. Esatto, basta. Anime gemelli. Esatto. Ciao amici, sono tornata a casa dalla mia mini uscita. Intanto che vi parlo mi faccio uno chignon perché ho caldo. Comunque, come vedete, mi sono anche messa i pantaloni del pigiama, per ora la felpa la tengo. Adesso sono circa le 6:30, se non sbaglio. I compiti in realtà per la scuola per domani non devo fare nulla perché mi ero un attimino portata avanti qualche giorno fa. Però per domani, siccome vado a teatro, devo scrivere, appunto stavo dicendo che devo scrivere una biografia del mio personaggio, quello che farò nello spettacolo di quest'anno. In realtà più o meno ho già in mente quello che devo scrivere, però insomma lo devo mettere per iscritto. Adesso mi dedicherò a fare questa cosa qua al computer, farò semplicemente un documento docs. Quindi appunto quando non ho compiti di scuola, di solito ho anche qualcosa da fare per teatro la sera. Cominciamo a scrivere questa biografia e il titolo sarà semplicemente Carlo, punto, che è il nome del mio personaggio. Perfetto, adesso cerco di scrivere qualcosa.